Io sono la vera vite e il padre mio è il vignaiolo. Come il tralcio non può portare frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non rimanete in me. Petronilla, vuoi? No, grazie, papà. Va dalla Maria. Ciao, Maria, hai sete? No, grazie. E voi, Pino, ne volete? Basta per oggi, se no non arrivo più a casa. Perché era piena, capisci? Maini! Sì! Buonasera, Pino. Ciao. Io vado, Maine. Hai visto Angela? T'ha parlato? Sì, ci vediamo stasera. Vieni anche tu. Certo. Ci siamo tutte, sai. Va, biondo! Abbiamo appena cominciato, Maine. Eh beh, c'è soltanto da ritirare la legna nel prato, giù sotto la cascina. State tranquilli. Un carico ai mazzarelli, ancora un pezzo di formaggio, Felicina. Tu, Domenico? Ehi, Mangione, un po' di formaggio? Tu, Filomena? No. Un altro carico al roverno e poi è finito. Vedrete, per sabato sarà tutto fatto, papà. Sento odore di pioggia e se piove... Se piove ci bagniamo e la legna non fa il fuoco. No, Peppino. Se piove viene molto fango e le ruote del carro così sprofondano e il biondo non riesce più a tirarlo. Ha sonno, mamma. Notte, Nicolino. Coprilo bene. Sì. Buonanotte. Buonanotte, Maramè. Finalmente, dopo 2 anni, è arrivato il regolamento ufficiale. Me lo ha consegnato oggi Don Pestarino. Dobbiamo essere grati a Don Pestarino. E anche al teologo Frassinetti ci ha aiutato molto. Ce lo fai vedere, Angela? Anzi, ve ne dico il succo. Si tratta di vivere solo per il Signore, di cercare in tutto la sua gloria. Facendo? Facendo il meglio possibile il nostro dovere, aiutando il prossimo in tutti i modi, anche con l'esempio della nostra vita. Bellissimo. Petronilla, tu lassù con le grandi. E ora la Monferrina, seguitemi tutte in fila. Salta, salta ancora, brava! Maria, Maria! Eccomi, sono qui.
Ah, a me, e ora il cerchio. Via! Oh! Volla malora! Naso! Sempre tra i piedi queste smorfiose! E tu metti il naso negli affari tuoi! Bigotta! Ehi, tu! State alla larga voi! Alla malora i preti! Don Pestarino, lasciate! Non è nulla! È proprio un povero figliuolo! L'accompagno della maestra Maccagno è solo qui! Un po' d'acqua e sale e tutto è passato! Arrivederci! Arrivederci! Sia lodato Gesù Cristo! Sempre, sempre. Buongiorno. Presto, è ora. Su, è tardi. Vengo, biondo. Ecco. Thank you.
ieri sono stata un quarto d'ora, forse, senza pensare a te. Soldi. Tutto. I nostri risparmi. C'è dentro qualcuno, Domenico? Vado a vedere io. No, no, Felicina, andate a chiudere le galline, tu pensa al carro, su, andate che si fa buio. Papà, non scoraggiatevi.
Lavoreremo tanto. Abbiamo la salute. Io sono forte. E in poco tempo ci rifaremo. Vedrete. Il Signore ci aiuterà. Tanta fatica, tanti sacrifici. Lo so, mamma, però vedrete. Che disgrazia. Pensare che l'ho detto tante volte. Questa casa è troppo isolata. Siamo troppo soli. Eh sì, avevate ragione, mamma. Hanno preso i soldi, eh? Mascalzoni, se mai dovessi... No, no. Sono poveri ignoranti. Pensiamo piuttosto al nostro progetto. Papà. Mamma. Una casa in paese. Su, a Mornese. Eh? Vieni su, andiamo a Mornese. C'è anche là il camino, sai? Eccola, l'ho trovata, eh! L'ho trovata la micina! È tutto a posto, papà! Bene, allora partiamo! Buono, biondo, eh! Ciao, Margherita. Ciao. Margherita, la mamma è ancora a letto? Sì. Aspettami, eh? Buongiorno, Pina. Oh, ma... Non parlate, che vi affaticate. Sto andando a messa. Porto Margherita con me. Voi non muovetevi. Penserò io a tutto. Ma sei... Riposatevi. Così si asciugano un poco anche i muri. Beh. Un minuto. Bevete questo buon brodo, vi fa bene.
Grazie, Main. Bevete, il signore... non parlate, fate fatica. Bevete. Eccomi, Margherita. Ti piace la polenta? Sì. E allora mangiane tanta. È ancora calda. E poi, se si sente, ne darai un po' alla mamma. Ora vado, si è fatto tardi. Ciao. Ciao. Domani torno, Pina. Il signore ti benedica, Main. Voi sì che meritate la sua benedizione. Buongiorno a tutti. Tutti chi? Io e il gatto. Scusatemi, mamma, è vero. Ho fatto tardi. Intanto è tutto freddo. Gli altri se ne sono andati. Te l'avevo pur detto che ci sarebbe stato anche Antonio. Antonio? Sì, Antonio, delle cascine. Non farmi tanto la nuova. Intelligente lo sei, ce ne siamo sempre accorti. Era qui, era una buona occasione per parlare un poco. Ma di che cosa, mamma? Lo sai, è un bravo ragazzo. Ha voglia di lavorare e i suoi stanno bene. Basta pensare a tutto il vigneto sotto San Silvestro. E poi, Main, te ne rendi conto? Ha intenzioni serie. Mamma, per favore, non parlatemi più di queste cose. Eppure bisogna, Main. Devi pensare al tuo avvenire. Io ci ho già pensato. Cosa? Che hai pensato? Ho già scelto, anzi. Ma chi hai scelto? Ho scelto Dio, per sempre. Cosa? Sì, mamma, proprio così. Come hai detto? E adesso vado perché è tardi. Lo sapete, mamma, la domenica le bambine mi aspettano a San Silvestro. Ciao. Ma... ciao. Oh, papà, ho fretta. Consolate voi la mamma, forse ne ha bisogno. Ciao. Ciao. Cosa c'è? No. Oh, non la capisco. Io non la capisco proprio. No. Le ho parlato di Antonio. Le ho detto di pensarci un po' sul serio. E lei? E lei tira fuori delle cose che ti dico io. Quali cose? Scegliere Dio. Che abbia fatto voto. Ci vuole altro. Chi lo sa? Ambiziosa com'è. Ma non la vedi. Non passa domenica che è sempre tutta a puntino. Beh, un po' di buon gusto nel vestire non è che mi spiaccia. E poi, così viva. Ci vuole altro col suo carattere. Impetuosa com'è, lo vedo sul lavoro. Alla vigna l'altro giorno, ti ricordi? Quei tralci teneri. Invece di legarli con santa pazienza, zac, te li stronca. Pur di fare in fretta. Eh beh, per una volta. Ma quelle idee... quelle idee proprio non capisco. Io sì, lasciamola fare. Maria è buona, è generosa. Se Dio te la chiede, vorresti dire di no? Proprio tu. Venga, mio marito sta morendo. Sì, vengo subito. Presto, presto, per carità, presto. Che è successo? Improvvisamente una febbre altissima. Non parla più, non conosce più. Questo è... dottore. Tifo petecchiale, don Pistarino.
dottore, qui. Tu porta via la bambina. Mamma, mamma! No! Don Pestarino, per carità, mio padre muore! Ho bisogno di te. Ditemi, Don Pestarino. È per tuo fratello. Sono tutti a letto, tua cognata è alla fine. Si tratta di salvare il salvabile. Che cosa devo fare? Per quel che posso? Hanno bisogno di assistenza, di una donna forte, capace. Maria, soltanto la Maria può portare sollievo a quella povera gente. Don Pestarino, voi sapete il pericolo. Voi mi chiedete una cosa tremenda. Se dovesse prendere... Signore, no. Ho anche il 5. Ho paura. Ho paura. Signore, dammi la forza. No, prenderò il male. Non ho il coraggio. Io non la mando, Don Pestarino. Ma se Maria vuole andare, non mi oppongo. Grazie. Maria! Maria! Sì! E ogni tralcio che porta frutto, il padre lo pota. Perché ne produca anche di più. Maria, Maria, per carità. Eccomi, zia. Calmatevi. Maria, presto. Sì. Prendete. Fatevi forza. Ancora un po' di tempo e la medicina vi guarirà. Maria. Acqua. Anna, Gesù è qui con te. Pensa alla sua croce. Acqua, acqua. Giuseppe, ora penso io. Non devi scoprirti. Ho sete. Non devi bere, non disperarti. Prega Gesù con me. Lui ti guarirà. Ti guarirà. Coraggio. Guarisci. Zia, zia, preghiamo. Preghiamo ancora. Felicina, mamma, Nicola è piccolo, Domenico è già grande, bisogna seguirli, le cattive compagnie. Dio, è giusto, bisogna dirlo, bisogna dirlo. Quelli non lo sanno, sono piccoli. Dio, è giusto, aiutatemi. Ambiziosa, vanitosa, proprio vanitosa. No, no, sono inutile. Aiutatemi, devo andare. Punto d'onore a Maria Mazzarello. Quelli corrono.
Corro, non arrivo prima, devo arrivare prima in tutto. No! Papà! Mai. Il medico ha detto che è questione di qualche giorno. Piangete, mamma. Perché? No. Domenico, è San Tommaso. Da Main? Sì. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Soldi per ubriacarti? No, no. Ho saputo che la Maria... Non vorrei che... Vorrei vederla. Vorrei... Aspetta. Non andare, non andare, su, c'è il tifo. Lo sai che Maso è capace di picchiare Main? Hai paura? Lascia andare quel gatto e tienti pronto. L'ho sempre detto io che non sei un uomo. No, no, sono un uomo vero io. Shh, andiamo. Non è per quello. Non ho preso il male per assistere i parenti. Doveva succedere. Fosse vero, morirei martire di carità. Sarebbe troppo bello. Maria, c'è Maso. Dice che vuol parlarti. Maso? Sì, sì. Sedete. Quanto siete stato buono a venirmi a trovare. Sedete. Dio vi renderà merito di questa buona azione. Già in questo momento sta prendendosi cura di voi. Pensate. Dio e Maso. Che cosa grande. Avete sofferto, sì, lo so. Sapete, tutte le volte che vi incontravo soffrivo con voi. Davvero, eh? E pregavo la Madonna... che vi ispirasse bene. Pregavo la vostra mamma che dal cielo vi aiutasse a ritornare buono come quando eravate bambino. Quanto sarà contenta in paradiso vedendovi qui a visitare una malata. La mamma vi vuole buono, felice, onesto, Maso. Cosa senti? Ancora niente. E allora? E allora tienti pronto. Prendi. Al primo grido apro la porta e... Io sono la vite, voi i tralci. Se qualcuno rimane in me e io in lui, porterà abbondanti frutti. Signore, se nella vostra bontà volete concedermi ancora anni di vita, fate che io li trascorra ignorata da tutti e fuorché da voi... da tutti dimenticate. Pesano sti secchi. No, no, Maria, sei debole.
Lascia, lascia a me. È pronta la polenta? Ho una fame. Per essere buona bisogna che sia ben cotta. Tanto prepara la tavola. Sono più capace di far niente. Il mio lavoro era solo orgoglio. Che cosa devo fare, signore? Non servo più a nessuno. Oh, signore. Prima di tutto non ti devi alzare così presto. Devi riposare al mattino. Il Signore comprende. E poi devi sostenerti, nutrirti. Certe privazioni non è il momento. O così, o sarà peggio. Non sono proprio un vecchio, figlia mia. Non devi preoccuparti. E poi i tuoi fratelli mi aiutano. Che cosa devo fare, signore? Oh, Maim. Buongiorno. Un po' d'aria buona. Sì. Te le affido. No, 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 tutte fantasticherie. Questa è la debolezza che ti gioca dei brutti scherzi. E che nessuno sappia, ti prenderebbero per pazza. Maria la visionaria. No, no, non devi pensarci più. Maria la visionaria, fantasticherie. A te li affido, a te li affido. E perché quest'idea? Vedi, per me ormai è impossibile la fatica dei campi. Non reggo più. Ho provato, ho sperato. Ma... la sarta, non vedo come si possa. È questione di un po' di tempo per imparare. Poi apriremo un piccolo laboratorio per le ragazze. Insegneremo loro a cucire. Cercheremo di insegnare proprio bene. Ma lo scopo principale sarà di educarle alla preghiera, di farle buone e salvarle da tanti pericoli. E fin d'ora ricordiamocelo, dobbiamo mettere l'intenzione che ogni punto d'ago sia un atto d'amor di Dio. Ma i nostri genitori... non saremo di peso. Potremo vivere del nostro lavoro. Parlane a tuo padre. Vedrai che ti darà il consenso. Pensi di sì. Ne sono sicura. Papà! Un momento! Thank you.
Sì, va bene. E ora che avete imparato il mestiere, dal momento che la sarta del paese, Antonietta Barco, si trasferisce a Castelletto, potreste benissimo... Abbiamo già pensato. Il fratello della maestra Maccagno mette a nostra disposizione una stanza grande per 5 lire al mese di affitto. Ma... E lì organizziamo un vero laboratorio. Ma non ci limiteremo a insegnare un mestiere, vero Maria? Sì, ma... No, la cosa più bella, più importante è un'altra. Ma volevo dire che... Maria ha già fatto un vero programma. Sì, ma... Abbiamo pensato che nei ritagli di tempo faremo anche un po' di dottrina e alla domenica, ma... a messa tutti insieme, ma... insegneremo a pregare alle più piccole. Le terremo a pensione, se vorranno. E poi? E poi troveremo anche il tempo di stare molto allegre. Va bene il nostro programma. Mazzolin di biancospino, buon mattino, buon mattino ai chiari fondi, al castagno, al forte pino. Buon mattino, chi lavora di buon'ora. Buon mattino, mazzolin di biancospino. Buonasera, buonasera. Buonasera, don Pestarino. Buonasera, dottore. Un po' di musica? Sì, stavo pensando. Mi fanno venire in mente un amico, se così posso dire, che ho a Torino. Un prete che raccoglie questi ragazzi abbandonati, poveri, orfani, e li tiene con sé giorno e notte. Ricordo l'ultima volta che sono stato da lui. Un'allegria. Salti, musiche, canti, una cosa indescrivibile. Ma che cosa ne fai di questa? È per le due bimbe del merciaiolo. Sai, Stefano, gli è morta la moglie. E per il suo lavoro sta via settimane intere. Posiamola qui. Adagio. E allora? E allora Stefano ha chiesto a Maria se può tenergli le due piccole. E allora? E allora Maria ha detto di sì. E allora? E allora buonanotte, noiosa. Questo è avanzato, cosa ne faccio? È avanzato. I ritagli si devono sempre restituire al cliente. È questione di giustizia. Se non si consegnano, il diavolo se ne fa una bandiera. Ancora una cosa per oggi. Più importante, la più bella. Vogliamo rendere prezioso il nostro lavoro? Mettiamo l'intenzione... che ogni punto d'ago sia un atto d'amor di Dio. Si tratta di quelle giovani di cui ho già avuto occasione di parlarle in quel viaggio da Acqui ad Alessandria. Fanno bene e lavorano con molto zelo, piene di slancio. Dovrebbe venire una volta a trovarci, Don Bosco. Accolga anzi la presente come un invito ufficiale. Farà onore a Mornese e i mornesini, sono certo, le faranno buona accoglienza. Pregate pure, ma fate del bene più che potete alla gioventù. Fate tutto il possibile per impedire il peccato, fosse anche un solo peccato veniale, Don Bosco. Chi è Don Bosco? È un prete eccezionale di Torino. Si occupa dei ragazzi, dei più poveri. Presto lo conoscerete.
Ecco, Don Bosco, le presento le figlie dell'Immacolata. La maestra Maccagno, Giovanna Ferrettino, Petronilla, Maria Mazzarello, Teresa Pampuro. Buongiorno. Bene, bene. Sono lieto di incontrarvi. Don Pestarino mi ha parlato di voi e del vostro zelo. È nostro dovere, Don Bosco. Continuate così, con coraggio, costanza e fedeltà al Signore. Non avrete mai a pentirvene. Il bene bisogna farlo finché siamo in tempo. È anche per questo che sono qui tra voi, per ricordarvi l'importanza di una costante attenzione per la gioventù. Poco tempo fa mi sono trovato occhi a occhi con un giovane di 20 anni, nelle carceri di Torino. Quel giorno aveva conosciuto la sua condanna, la forca. 20 anni, pensate. Guardando quegli occhi disperati tra le sbarre della prigione, mi sono domandato fin dove giungeva la sua colpa e fin dove giungeva la responsabilità, Maria, di chi lo ha... Ma dove va? Non capisco. Tutto qualcuno che l'interessa. Ad Alessandria, poi, sul patibolo, su quel tragico palco, ebbi una parziale risposta. Accanto a quel ragazzo c'era suo padre, pure lui condannato a morte. Amici, fratelli carissimi, ogni giorno io vivo la tragedia di giovani abbandonati, senza guida, in balia del mondo. Ogni giorno noi lavoriamo con quest'unico assillo: prevenire, preparare i giovani alla vita, renderli responsabili. Solo questo. E per questo chiediamo l'aiuto di tutti, l'aiuto spirituale e materiale. Hanno bisogno di tutto questi poveri ragazzi. E noi abbiamo il dovere sacrosanto di pensare a tutto. È un programma colossale, certo. Qualcuno diffida della buona riuscita, ma molti, grazie a Dio, nutrono una fiducia profonda. Siate voi, cari amici, tra questi. E Dio vi benedica. Buonanotte. Un momento, un momento. C'è ancora questo, è quello che ci ha regalato il medico. Ah, anche queste. E questi possono servire ai ragazzi di Don Bosco. Chi li porta? Li diamo a Maria, che li consegni personalmente. Ah, Maria! Sono tutti i suoi amici. L'avete vista ieri sera alla buonanotte? Era sola in mezzo a loro. A proposito, dove hai preso il coraggio, proprio tu, di andare in mezzo a tanti uomini e tanti giovani? Don Bosco è un santo e io lo sento. La vostra carità mi confonde. So che voi avete voluto onorare in me il ministro del Signore. Questo mi rivela la vostra fede. Dio la conservi sempre nei vostri cuori. Non c'è che la fede a renderci felici in questa vita e nell'altra. Arrivederci, amici. Ti benedico, Don Bosco! Ti benedica! La tua benedizione, sì, Don Bosco! Sì. Vi benedico di cuore. Benedico le vostre famiglie, le vostre campagne, perché Dio vi protegga e vi renda contenti. Anche voi però pregate per me e per i miei giovani e per Don Pestarino, che tanto fa per voi. Vi parlerà di un progetto nato dalla sua volontà, un progetto per il bene della gioventù, una grande casa. Un collegio, sì, qui a Mornese. Una casa che sono certo sarà edificata dalle vostre stesse mani, dalla volontà, dalla tenacia e dalla fede di tutti voi. Buon lavoro!
Una novità. Don Pestarino ha deciso. La sua casa, quella nella piazza della Parrocchia, sarà la casa delle figlie dell'Immacolata. Da quando? Da subito. Basta decidere. Io ho deciso. E tu? Sarà la nostra casa. Sì. Vivremo lì con le nostre ragazze. Sì. Sarà come un istituto nostro. Sì. Oh, magnifico. Aspetta. Caro Don Pestarino, a proposito del consiglio che mi chiede, eccole un abbozzo di regolamento per la vita in comune delle figlie dell'Immacolata. Dica loro di perseverare. Spero che la costruzione del collegio giunga presto a compimento. Si affacciano grossi progetti di cui le parlerò. L'attendo a Torino. È solo una minima parte delle esortazioni che ricevo da tempo e da molti. Si vorrebbe, Don Pestarino, che facessimo anche per le giovani quel po' di bene che andiamo compiendo per i ragazzi. E quanto già le accennai a Mornese. Ma ora ho idee più chiare in proposito. E allora? Ho ancora bisogno di lei. Ho deciso. Il capitolo salesiano è d'accordo. Ho già ottenuto l'approvazione da Roma. Fondare una congregazione femminile per l'educazione delle ragazze. Ah, è stupendo. Ma dove prenderà le educatrici? Ci vogliono educatrici, ci vogliono suore. Non ci sono a Mornese le figlie dell'Immacolata. Ma quelle fino ad ora non hanno manifestato il desiderio di farsi religiose. E poi, dove le metterà? Nessuno meglio di lei sa che per una congregazione ci vuole una casa, con aule, dormitori, refettori. Questi problemi lei li conosce bene. Sì, il collegio di Mornese ha tutto questo. Il collegio? Ma Don Bosco, non è per i giovani. E la popolazione, che cosa dirà quella gente dopo tanti sacrifici? Ho pensato molto a questo, ma il collegio per i ragazzi non può più realizzarsi. Sono sorte difficoltà insormontabili, estremamente delicate. E il paese cosa dirà? Bisognerà subire le conseguenze di ciò che è accaduto, contro la nostra volontà. Il Signore ci aiuti. E mi dica, Don Bosco, come giudicare quali tra le ragazze hanno la vocazione al nuovo istituto? Quelle che sono ubbidienti anche nelle cose più piccole, che non si offendono per le correzioni e mostrano spirito di mortificazione. Questo è un tradimento ai patti. Il collegio lo abbiamo costruito per i nostri ragazzi. Tutti i nostri sacrifici, le nostre fatiche, i nostri risparmi. Ma con quale diritto si deve accusare del nostro lavoro?
Devono pagarci fino all'ultimo centesimo se pensano di togliere il collegio ai nostri ragazzi. No, da me non avrò più un chicco di grano, Don Pestarino. È lui che ci ha trattato così. Bella riconoscenza. Nemmeno più un centesimo. E tutto per la sua pia unione. Bell'esempio per quattro esaltate che osano abbandonare persino la propria casa. E sono loro che hanno fatto l'intrigo. Davanti tutta pietà cristiana e dietro il tradimento. Razza di ipocrite. Sarebbe meglio andassero a lavorare la terra e a guadagnarsi il pane più onestamente. Don Bosco ci ha inviato le nuove regole, ma lo statuto della nostra unione non prevede l'abbandono della propria casa. Io non mi sento di seguirle. Questo vuol dire farsi suore. No, no, mio padre. La gente. È impossibile. Osservare la disciplina. L'ha scritta Don Bosco questa regola, proprio per noi. Io la seguirò. La gente ci critica, Maria. Non comprende. A cosa importa? La gente può dire tutto quello che vuole. La gente può togliermi tutto. Ma non il cuore per amare Dio. Restate in me e io resterò in voi come i tralci. Conoscendo la debolezza mia e temendo l'instabilità della mia volontà, mi metto alla vostra presenza, onnipotente, sempiterno e Dio, e implorando i lumi dello Spirito Santo, l'assistenza della Beata Vergine Maria e del mio angelo custode, io, Suor Maria Mazzarello, faccio voto di povertà, castità, obbedienza nelle mani del reverendo sacerdote Don Giovanni Bosco. Si chiameranno figlie di Maria Ausiliatrice, perché voglio che il loro istituto sia un monumento perenne di riconoscenza alla Madonna. Lei, Suor Maria, lasci fare. E a me. Perché? Questo è giorno di vendemmia per tutte, sorelle. Avanti, al roverno! Sole di giorno t'avvolge di luce, fisserà il bel fuoco da gioia e calore. Si vestono i rami di mille bestioni. L'uccello tra i rami canticchia felice. Come bello vivere, vivere, vivere. Il vento sussurra i vigneti e dice che è buona la nostra fatica. La cucina funziona, l'acqua bolle, manca soltanto la farina. Speriamo arrivi presto. Arriva, arriva, è solo un po' di pazienza. Ho mandato Suor Felicina con Suor Assunta, siamo nelle loro mani. Abbiate fiducia. Oh, Suor Assunta, aiuto. Suor Felicina! Raffarina! Mi aiuti? Mi
Io non capisco. Ma come una sola come lei, che ha fatto tante scuole? Che disastro! Non vedere una pietra così. Mi aiuti. Santa pace. Cosa ho fatto? Guarda qua come si è ridotta. La farina. Oh. Il bianco torrente balzando tra i sassi. Ripete che bella seppure la vita. Com'è bello vivere, vivere, vivere. Nel cuor che non tiene per sé la sua gioia. Nel cuor che la dona la vita. Anche il bastone è pronto. Manca solo più la farina. Togliamo almeno l'erba, i sassi. Sì, sì. Il sole di giornata avvolge di luce. Fisserà il bel fuoco da gioia e calore. Basta così. Di acqua ce n'è tanta. L'uccello tra i rami canticchia felice. Eccole, arriva la farina! Presto, abbiamo appetito! Per suor Assunta e suor Felicina! Viva, viva, viva la farina! Guarda, guarda che ci siamo! Suor Felicina, che ti è successo? Oh, finalmente! Sei inciampata, suor Maria! E la farina è... E così si è sporcato un po'. Oh, e per questo piangi, suor Felicina. La farina c'è, ringraziamo il cielo, sorelle. Non c'era il condimento, ci ha pensato suor Felicina. Prendi. L'acqua bollente rimedia a tutto, vedrete. Evviva la polenta! Io! Polenta piace a tutti, piace ai grandi e anche ai piccoli contadini. Dai e gin, pulen, pulen, dai e gin, pulen, pulen, dai e gin, pulentone. Dai e gin, pulen, 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 dai e gin, pulen, pulen, dai e gin, pulentone. Guardale in che stato, ma andate a casa. Siamo a carnevale. Sì, è una grande grazia del Signore. Per noi contadine di Mornese, essere spose di Gesù, figlie di Don Bosco e di Maria Ausiliatrice. Ci pensate che è lei la nostra superiora. Vorrei che ne fossimo tutte degne, osservando allegramente la santa regola e cercando il bene delle anime. Soprattutto ricordiamoci una cosa. La vera devozione bisogna averla nel cuore. Per carità, non statemi ad invidiare quelle che in chiesa mandano sospiri o spargono lacrime e sono poi pronte ad evitare ogni sacrificio e non si adattano ai lavori umili. Quello che conta è fare in tutto e allegramente la volontà di Dio. Questo è il segreto della pace. Buonanotte. Suor Angela. Ti vedo inquieta. Puoi dirmi perché? Vuoi? La gente, quando vado in paese... Così, vorrei sprofondare. Mi deridono, mi deridono. Oh, suor Maria. Per l'abito che portiamo. Anch'io sono derisa, suor Angela. Ma trovo la forza di reagire, non avere soggezione. Più il mondo ci disprezza, più saremo care a Dio. Le ingiurie è meglio riceverle che farle. Se penso a Gesù, scalzo, disprezzato, con la corona di spine, con la croce sulle spalle. Oh, suor Angela, vorrei correre per le contrade del paese vestita di cenci. Va a riposare, figliola, e addormentati pregando. Domani sarà diverso.
non giochi oggi. Mi è caduta la secchia nel fondo. È tutto qui, lì dentro è sicuro, poi la ripescheremo. Allegra, domenica. Va, corri con le altre, eccoti la palla. Corri a giocare, che ti aspettano. Domenica, e ricordati, anche in ricreazione, ogni salto un atto d'amor di Dio. Ciao. Suor Maria, è arrivato un carro. Andiamo subito a vedere. Quanta roba! C'è lavoro per tutte, ce lo manda Don Bosco. Tutto da rattoppare, allegre sorelle, è giorno di vendemmia. Suor Maria, è arrivata la signorina Emilia Mosca, la professoressa di francese. Benvenuta, signorina. È la madre Mazzarella? Sì, la più vecchia, insomma. Don Bosco mi aveva preannunciata la sua venuta. Per noi è proprio provvidenziale. Andate a giocare, su, su. Deve perdonare, non sono abituate a vedere estranei. E poi lei è così signorile, troppo per noi. Rimangono come smarrite. Oh, il suor Petronilla è la nostra prima assistente. La professoressa di francese Emilia Mosca. Vuol prendersene cura? Ah, sì. Prego, l'accompagno. Hai visto che è venuta tra noi una giovane di famiglia signorile? Ha bisogno di riguardi, non possiamo darle per colazione polenta fredda. Ah no? Ma io gliela scaldo, sa? No, caffè latte con zucchero, possibilmente. Qui la faccenda si complica. Bisogna tener testa alla situazione a qualunque costo. Lo so, Suor Maria, lo so. Senza mai scoraggiarci. Don Bosco sa tutto. Ci vuole bene e io mi fido. Ha grossi progetti per l'avvenire, anche per noi. Nuove vocazioni, nuove case. Bisogna pregare. Pregare che Dio gli dia la forza. Sta pensando a grandi cose. E noi dobbiamo imitarlo lavorando per la salvezza di tanta gioventù che ha bisogno di aiuto, comprensione, amore. Don Bosco dà la vita per i suoi giovani. Vive le loro speranze, le loro amarezze, in una lotta continua contro i mali del mondo che non conoscono pietà. Attente, bambine, con un esempio potrete comprendere meglio l'importanza di quanto vi ho detto sulla sincerità. Guardate bene questa castagna. Ha tutta l'aria di essere bella e buona. Questo buchino sfugge a tutta prima. Ma se l'apriamo per guardarci dentro, è tutta marcia. Ecco, proprio qui vi volevo. Non fermiamoci a quel che appare fuori. Mai. È quel che è dentro che conta. Così deve essere per ciascuna di noi. Quel che più vale, ve lo ripeto, sta dentro. Cosa può contare un bell'aspetto esteriore quando dentro fossimo come quella castagna? Ci pensate? Costa alle volte essere leali. Eppure bisogna proprio incominciare con l'essere sincere con se stessi. Il Signore ci aiuta se lo vogliamo davvero. Mi raccomando, quindi. Sincerità, sincerità. Don Bosco lo dice sempre. Sulla sincerità, Dio costruisce il nostro avvenire. Aiutiamoci con la preghiera. Pregare, pregare. Io sono qui perché è morta mia madre e a mio padre sono andati male gli affari. Sono venuta per studiare, basta. Emma, la preghiera ti aiuta. Ma no, no, no! Noi siamo molto contente di come conduce la scuola di canto, signorina Rigotti. Ma questo non può bastare alla sua anima. La musica mi dà tutto, Suor Maria. Non sento il bisogno di pregare.
Pregherò io per lei, Corinna. Per ora. Da quando sono in questa casa, sono mesi ormai, ho scoperto cose nuove. Ho imparato a meditare, a conoscerla, a crederle soprattutto. E allora, le peserebbe seguirci? Una vita per Dio dedicata alla gioventù. Incomincia a provare. Se rimanete in me e io in voi, un altro anno è arrivato a pesare sulle mie spalle, caro Don Bosco, in modo che possa rendermi sempre meno utile alla nostra causa. Ma non c'è da temere. Le figlie di Maria Ausiliatrice fanno bene e fanno molto. Ora sono tutte con il nuovo abito. Ancora qualche malumore in paese, qualche incomprensione, ma nulla di male. Sanno farsi voler bene. E poi, tutta brava gente noi di Mornese. Madre Mazzarello, ora tutte volentieri la chiamano madre, lavora molto. Sempre e solo col fine della gloria di Dio e del bene delle anime. Non è mai stanca, non si lamenta mai. Anzi, con le sue trovate garbatamente spiritose e col suo buon umore, rende meno duro il sacrificio. Il segreto della sua umiltà, obbedienza, carità è uno solo. Un gigantesco amor di Dio. Non si arrende mai, non si spaventa mai. Quando la madia è vuota, ha ancora sempre una risorsa. Ormai sono tante le bocche da sfamare. Tutto il castagneto! Il pranzo è pronto! Ehi, lassù! Le castagne sono cotte! Un momento, bambine. Emma, prendete. Prendete. Oggi iniziamo la lezione di francese con i verbi irregolari. Esempio, il verbo aller. Je vais, tu vas, il va. Nous allons, vous allez, ils vont. Suor Felicina, che ora è? Non saprei, forse le 11. No, devi rispondere, è l'ora di amare il Signore. Ah sì, amiamolo con tutto il cuore. È molto che sei qui ferma su questa sedia, vero? 18 anni. Devi farmi una penitenza. Subito due giri di corsa intorno alla vigna. Ti sgranchisci un po' le gambe. Vai. Grazie, madre, vado subito. Yeah.
non è più possibile. Addio, tutto è possibile, suor Petronilla. Bisogna aver pazienza, la pazienza sincera, e pregare molto e voler loro ancora più bene, ancora più bene. Don Bosco lo dice sempre. Il grano vuole il suo tempo per maturare. Dobbiamo aver cura di loro, anche se costa sacrificio. Come la loro mamma, che non hanno più. Preghiamo. Preghiamo. Buon Natale, Rosina! Buon Natale, buon Natale! Gesù. Buon Natale, madre. Buon Natale, Corinna. Vieni alla messa con noi. Thank you.
essere nuova, come questa neve. Lavoriamo nel suo nome. La vostra opera continui in sua memoria. Il buon spirito, la pietà, le vocazioni, affidiamoli a Dio, che ci ha accompagnato fin qui, e trovino risposta nel vostro zelo. L'istituto è chiamato a molte fondazioni. Don Giovanni Cagliero è il nuovo direttore generale. Il raccolto è molto. Lo spirito è pronto. Bisogna incominciare. E così tocca a voi, figlie mie. È un dolore, lo so, lasciare questa casa. Ma è anche una gioia incominciare quel lungo cammino che Dio ci ha preparato. Borgo San Martino vi attende. Ci saranno anche laggiù sacrifici e responsabilità. Mentre ve ne andate, vi raccomando fedeltà alle regole. Non dimenticate lo spirito di povertà di Mornese. Vogliatevi bene. Suor Angiolina, ricordi l'allegria delle nostre polente a Roverno. Così, così allegri vi voglio. Suor Carlotta, suor Felicita, coraggio. A te, Felicina, che ora sei la superiore, raccomando lo spirito di pietà in te e in tutte le anime che incontrerai. Confidate molto nella Madonna, vi aiuterà. Siete le prime, figlie mie. Siatene fiere. Altre vi seguiranno. E Dio vi protegga. Viaggio, suor Maria Pia, suor Teresina. Prendi il mio orologio. No. Lo terrai certo meglio di me. No, madre. Non fare storie, su. Al Signore piacciono le religiose semplici. Buon viaggio.
I nostri confratelli missionari in Argentina. Un giorno di festa, sorelle. Un grande giorno anche per noi. Don Cagliero è con loro. Sì, e Don Bosco ci vuole laggiù. Missionari anche noi. Sorelle! Bene. Missionari in Argentina! Noi! Missionari, missionari! E per il mondo si parte! Missionari in America! Ha capito? Suor Assunta! Un grande giorno! Noi in America! Aspetta! La mia frittata! La notizia improvvisa ci ha fatto esultare. Ora aspettiamo ansiose una lunga lettera con la quale ci dia ragguaglio del suo viaggio e del come si trova in America. A quando l'ora per le figlie di Maria Ausiliatrice? Ogni giorno osserviamo la carta geografica sognando, sperando. E intanto preghiamo molto il Signore per i nostri fratelli missionari. In modo particolare invochiamo il ritorno del nostro buon padre, Don Giovanni Cagliero. Ancora una notizia. Abbiamo scritto al Papa, augurandogli buone feste natalizie. Ci mandi al più presto i libri spagnoli. Abbiamo tutte una gran voglia di imparare ed essere pronte per la chiamata. Sono già maturate le pesche a Mornese e le vocazioni crescono. Il nostro Don Cagliero non è ancora tornato. Ma quando tornerà finalmente a vedere il nido? Noi lo aspettiamo presto, presto. Lei vuol sapere il nome di quelle che desiderano venire in America. Non finirei più se dicessi il nome di tutte. Tenga un posto anche per me. Ma davvero, eh? Non sono buona a nulla, ma la polenta la so fare e cercherò di rendermi utile. Arrivederci presto. Senti, me lo fai un favore? Sì, madre. È un po' difficile, ma il Signore ti aiuterà. Ho bisogno di mandarti direttrice ad Alassio. Io? Attenta, che ti scopre. Ma no, madre, io... Uno, due, tre, per sua Giuseppina e madre Mazzarello. Il compito che li attende è arduo e sublime. È lontana, molto lontana l'Argentina, l'Uruguay. E questi nostri fratelli missionari lasciano la loro casa, i parenti, tutto, con grande spirito di abnegazione, per correre in aiuto di quei poveri ragazzi abbandonati, di quelle regioni sterminate. Già altri fratelli salesiani li hanno preceduti e li attendono. Insieme allargheranno l'opera di bene. Ma vi sono anche tante giovani laggiù, ugualmente abbandonate, che non conoscono Cristo, non conoscono neppure se stessi, che languiscono nella miseria, nell'ignoranza, senza nessuno che pensi a loro. Bisogna provvedervi. Ed appunto per la prima volta ora anche le suore di Maria Ausiliatrice lasciano la nostra terra per raggiungere quelle creature, istruirle, educarle e condurle al Signore. Carità, figlie mie, sempre e con tutti. Specialmente tra voi, vogliatevi santamente bene. Siate generose. Quando il cuore trova la vera carità in casa, tra sorelle e superiori, non cerca altro. Suor Angela, umiltà e pazienza, mi raccomando. Suor Giovanna, Suor Teresina, sempre allegri. Arrivederci, Suor De Negri. Arrivederci, Suor Teresa. Siate buone. Anche tu, Suor Angelina. Tutte. Carità. Carità. Il lavoro cresce dappertutto. Sono necessari contatti sempre più frequenti.
La casa di Nizza Monferrato è più vicina alla ferrovia. È più grande, più accogliente e soprattutto più vicina a Torino. Certo, certo, Don Bosco. Bisogna quindi lasciare Mornese. Sì, per il bene dell'istituto, certo. La ferrovia, i contatti rapidi, frequenti. Per il bene dell'istituto, sì. Più vicino a Torino. È necessario. È necessario. Io devo ubbidire. Se no, che religiosa sarei. La volontà dei superiori è volontà di Dio. Suo papà. Contemplava se stesso, amava se stesso. Il tempo passa presto e se non vorremmo trovarci con le mani vuote in punto di morte, bisogna proprio che non rifiutiamo i sacrifici, essere sempre pronti. Lavoriamo per un padrone ricchissimo. Lavoriamo dunque volentieri. A suo tempo ci ricompenserà. È la salvezza di tante anime che conta. Studiando le lingue del mondo, studiate anche il linguaggio dell'anima. Dio vi insegnerà la scienza di farvi sante, che è l'unica vera scienza. Coraggio è sempre una grande allegria. Questo è il segno di un cuore che ama il Signore. Coraggio, figlie mie, siete le prime di una grande opera, perché questa è opera di Dio.